Sì, direi di schiacciare questo tastino e vedere che cosa ci prospetta la vita di quest'altro personaggio. Vella, ok. Trovo molto interessante questa scelta di questa narrativa doppia, queste due vite così diverse che poi suppongo si andranno a incontrare. Devo ammettere che non mi aspetto che questo gioco mi diventerà il mio preferito o sostituirà Grim Fandango o cose del genere. Anche perché, per quanto l'ambientazione possa essere interessante, l'idea di essere un agente di viaggio in una sorta di anni 40 della Terra dei Morti è molto più interessante. È sicuramente molto più adatta ai miei gusti. Il bello è che la gente mi diceva: e se poi il gioco esce una merda, che fai? C'hai praticamente buttato $15. Ragazzi, Septim Schafer, in maniera completamente indipendente, decide di realizzare un'avventura grafica vecchio stile, praticamente prodotta e supervisionata dai fan del genere, che sono i Baker come me, e con un budget di quasi 3 milioni e mezzo di dollari. E non viene fuori un bel gioco. Direi che i $15 che ho donato sono veramente la minore delle mie preoccupazioni. Comunque, non ho deciso se ci farò una serie su questo gioco o se sarà solo questo video. Questo perché non ho ben chiaro che feel abbia questo gioco, perché cioè, un'avventura grafica secondo me non è il top per quanto riguarda i let's play. Perché per quanto mi possa piacere il genere, capita spesso che ci si blocchi e non si possa proseguire. E onestamente non sono neanche particolarmente bravo. Devo ammettere che ho finito poche avventure senza usare guide. Con guide, valanghe. Valanghe di avventure, potrei iniziare adesso a nominarvele, finirei fra 2 ore. Partendo da classici alla Maniac Mansion, finendo per roba un po' più sconosciuta come The Neverhood, passando ovviamente per roba un po' più nuova di nicchia come Deponia, vabbè, tanto di nicchia Deponia non è, comunque ci sono avventure grafiche indipendenti che hanno un po' riportato in vita il genere. Ok, sembra che il mio obiettivo sia cercare un coltello. Vediamo qui se trovo Maybe the knife qualcosa. is under this towel. Never gonna find it. Dad, I hope you're not hiding that knife for your own Perché? good. Vecchio brontolone ha nascosto il coltello. Don't touch the red ones. Mom made those just for me. You're going to eat all of those? I've already had six. That explains a lot. Did I get in the kitchen? No. Ok. Definitely somewhere out here. Sono così boh, non so da dove cominciare. Sono Grandpa, molto are you still here? esaltato. Perché sei arrabbiato, Why so nonno? grumpy, Gramps? Because we're celebrating something that's a mockery of what this town used to stand for. Ah sì, qui ci hanno. C'è quella storia del rituale, del sacrificio de delle vergini. Yeah, I'm not sure how I feel about this maiden's feast either, to tell you the truth. Then fight it, girl! Stand up for yourself! I hope you're not filling that girl's head with nonsense, Brummel. Curiosamente questa sessione qua, nonostante sia meno nei miei gusti come ambientazione, sembra anche più interessante. Nonno, ti andrebbe un pasticcino? Hey, Gramps, want a cupcake? Yes. Sì. Cioè, poi sì. Perché odi il banchetto delle fanciulle? Sai dove è il Do you know where coltello? Mom's knife is? Wouldn't tell you if I did. I'm not doing one thing to help with this shame feast.
Ha una posizione molto netta, come possiamo vedere. Why do you hate the Maiden's Feast, Grandpa? Because this used to be a town of warriors. It's a travesty, Bella. Why'd we stop being warriors? Lavina Clench and her ilk said there was too much bloodshed, pushed for appeasement. So we went soft. Made Però a town of bakers. I'd better go find that knife. Don't you dare. I hid it for a reason. You did what? Oh, Non nothing. nascosto di proposito, va bene. Comunque, l'esistenza stessa di questo gioco dimostra ampiamente che le avventure grafiche, per quanto siano un genere commercialmente morto, hanno ancora un seguito forte. Generalmente gli appassionati di avventure grafiche sono persone che non è che gli piacciono così, ah sì, mi piacciono anche le avventure, ma sono fan abbastanza impuntati sul I genere. hope that dress isn't to scale. How would I walk in that thing? Ah sì, che hanno queste sorte di vestiti mezzi dolci. Comunque, non so se ci avete fatto caso, ma le avventure grafiche sono esistite a livello mainstream solo per una decina d'anni, praticamente gli anni 90, fino a Grim Fandango, che è stata l'ultima grande avventura che ha portato poi. Cioè, è stato l'emblema del declino del genere, poiché le vendite di Grim Fandango sono state veramente scarse in confronto ai soldi spesi per realizzarlo. Se per caso desideri il coltello, senti, perché non combattiamo? Posso chiederti qualcosa? Perché non So, why don't combattiamo? we just fight, Mogchothra? Silence! Talk like that could ruin the Maiden's Feast. If you destroy the feast, Mogchothra will destroy this village, including your family. Is that what you want? No. Cioè, praticamente loro stanno come festeggiando per quello che non è nient'altro che un rito sacrificale. My grandpa doesn't look too happy about this feast. Your grandpa is just stuck in the ways of old. Your grandma was the same way. Bless her soul. Not all of the town elders have stayed as hip and with it as I have. Can I ask you about the maiden's feast? Weren't you paying attention in maiden training? What is Mogchothra? The latest in Ecco. a long, distinguished line of grand mogs to visit our land. Distinguished? Well, anything that lives that long becomes distinguished. I mean, look at me! How much do we know about these grand mogs? The grand mogs have visited our lands for as long as anyone can remember. They hide in the wilderness for years, and then they come to feed. After feeding, they return to their land and, it is imagined, breed. You actually imagine that? Why was I chosen? In every Che sei town visited vergine? by a grand mog, the villagers vote for the maidens who represent their town's best qualities. So in other Il words, bello è che you nella choose. traduzione non c'è scritto. Cioè, le chiamano fanciulle, ma dice maiden, che vuol dire vergini. E Mogchothra, questo è I strano, always considerando che la wanted to have traduzione non boys. è passata Mary per and I just nessun had the maiden's feast yesterday. That's why Mary producer is coming here next. che potrebbe There alterare i will be come contenuti. back to follow. Amazing featherwork. Ma Where do comunque. creatures like Mogchothra come from? They come from beyond the plague dam. How many of these feasts have you organized? Let's see. A new grand mog appears every 14 years, and I'd have seen six of them, so. Hey! Are you trying to get my age out of me? I'll Effettivamente never si tell. potrebbe contare. I want to go Vediamo, beyond the sì, plague dai. dam someday. It's forbidden! But maybe you'll be lucky enough to be taken there soon in Mogchothra's stomach. Okay, I think I know all I need to know about the Maiden's Feast. All you Beh, need to ma know il is fatto how che you le feed your fanciulle vengano guests will take care of the mangiate, rest. non ho capito se le uccide Any oppure idea where Mom's knife is? We're late! If I knew, I would have cut that cake, shoved it down your gullets, and had us out the door already! Oh! I'd better go look for that knife. And hurry! If we're late, you won't be selected and your family will be shamed! no. Ok.
Questo video sta durando un bel po' e non sento di aver fatto nessun progresso particolarmente rilevante. È un gioco lento a iniziare, ma è anche normale perché sta introducendo due storie e due personaggi completamente differenti. Coltello, coltello. Nelle torte. Not until I find that knife, young lady. She already caught me using my fingers. Eyes in the back of her head, that woman. No, sono troppo bellini i disegni comunque, davvero. Non, un paio d'anni fa questo genere di grafica non si sarebbe potuto nemmeno immaginare. Per meglio dire, questo genere di dettaglio in una grafica 2D. Posso uscire? Ma la domanda è, vorrei uscire? Dovrei voler uscire? Ecco, vedete perché secondo me le avventure grafiche sono poco indicate a fare i let's play? Perché io ci metto una vita a capire cosa fare e come andare avanti. Soprattutto mi prendo il mio tempo per esaminare tutto. Devo dire che ci sono poche cose interagibili per quanto. Cioè, mi aspettavo molto più roba. No, ho sbagliato, ho sbagliato. I Esaminiamo la hope that torta. dress isn't to scale. How would I walk in that thing? I must be losing my mind. Già, veramente vi chiedo scusa per il commento poco presente e Don't suppose you have another knife in the per back la with me? mancanza di. I do, but your mom brought out a special one she wants to use. She wants everything to be perfect on your Progressi. special day. Parliamo con Know where lei. mom's knife is, Rocky? If I did, we'd all be eating cake right now! Ok, direi che lei non è una Mom. complice. Suppongo che forse dovrei chiedere nuovamente al nonno. Grandpa Beastender? Hey Gramps, want a cupcake? Aspetta. Ma Yes. se I io gli better go do un find that knife. pasticcino? Pasticcino che. Ah, sì, ce l'ho. One of my mom's special dish towels, and it's still dry. Ok, pasticcino al For nonno. me? Split it with you? Deal. Ah! On second thought, you can have the whole thing. Suit abbiamo il yourself. coltello. Now, where did I put that thing? What thing? No, nothing. I didn't say anything. Perdonatemi un attimo. Rieccomi qua. Scusate, ho avuto un piccolo impegno, ma niente di grave. Ho approfittato per salvare il file, visto che non si sa mai. Comunque, abbiamo il coltello, quindi possiamo andare avanti. It's Anche my se mom's special comunque ceremonial questo video knife. sta durando già un bel po' e. Where Carino can I l'effetto. find? All right, time to E serve suppongo this non continuerò girl. ancora a But lungo. Non ho there's a neanche la più chance pallida idea this di thing quanto was there. durerà Honey, l'atto 1 del gioco. why don't we just kill Mom Chothra? Ci abbiamo il coltello, dici. Oh, honey. Oh, we're going to miss your sense of humor. Che brutta situazione. Majestic to behold, awe-inspiring, powerful, mysterious. But Mog Chothra is more than that. Merciful and generous, Mog Chothra keeps our town safe. All he asks is may he pick some of our beautiful flowers as he passes through. Please come, Mog Chothra, and make your selections. Welcome to the Maiden's Feast! Show him what you're made of, fella. I know he'll pick you! This can't be right. Tutto da acchiappare. Acchippare. Bollente.
Extra forte e deliziosa. Ma qui c'è una typo, cioè. A chi pare non è giusto. Bevimi. Ma si fanno a gara chi deve. L'uccello. Fanno a gara chi deve essere mangiata dal coso. Ah, ma posso parlare? Sì, tra l'altro me lo chiedevo io come fosse strutturato di preciso. Parliamo con questa. Ehi, ho un piano. Hey, I've got a plan. I already have a plan, thanks. Attract Mog Chopra with my slender frame and be remembered forever as a hero. Well, good luck. Yeah, whatever. Lei è l'unica che. L'uccello. Mi stai facendo venir fame. You're making me hungry. I'm trying to make Mog Chopra hungry. These girls have it all backwards. Think it's attractive to starve themselves. Wanna trade something for a bite of that drumstick? What do you got? How about the satisfaction? Non andrà bene. Sounds good, but not half as satisfying as the drumstick. Need a towel? Nope. They taught us to eat daintily in finishing school. I'm warning you, buzzard! I will fuck you alive if you come near my food again! Never mind. Hey, what do you say we break out of here? Trying to get us all to quit so you'll win the feast, huh? Well, it's not gonna work on me. I'm in it to win it, baby. Beh, comunque non mangerà. Non mangerà sicuramente la nostra protagonista perché già l'ho visto nel trailer. Ma c'è un modo per. Ah, appena passa l'uccello di nuovo voglio provare a cliccarci perché. Ora che ci devo cliccare non passa più. Aspetta. Hey, Bluebird, can I get a lift out of here? Suppongo di no. Parliamo con la tizia qui. Ok. Ma a me sembra rassegnazione. I give my life so that no harm comes to our village. No. I give. Oddio. No, me. Sheesh. Ok, devo parlare solo con questa. You can use your candles to burn its eyes. Don't distract me. I think I've got a chance to win this. Ma non è un concorso, vi mangia. Vabbè. È curiosa comunque come storia. Vediamo com'è esattamente sto mostro perché se si vedeva nel trailer non me lo ricordo. Ho una sensazione di déjà vu riguardo Final Fantasy X. Tranne per la felicità delle vittime in questione. Ma è un coso enorme. Oh yes, take your time, look over all your options, and then after some careful consideration. Aspetta, quale si è mangiato? Ok. La tipa con le candele. Se gli rompo i coglioni, chissà che succede.
hard to tell where the dress ends and like, where does a thing like this come from? I don't want to stab that bird. No, non hai capito. I'd never be able to cut through that thick hide. Ah, nell'occhio. Eyes look armor plated. Ah, okay. If those are even eyes. Ma non ne basta che se ne mangi uno? Hey, does that costume have any thorns we can use as weapons? Wanna trade something for a bite of that drumstick? Hmm. What do you got? Qualcosa di frizzante, tipo? Actually, I could use a swig of something. Okay, I'll see what I can get you. Qualcosa di frizzante. Qualcosa di frizzante. E dove lo prendo? Ah! Era abbastanza ovvio. Hey, can I have a drink of that water? Sì, ma voglio il coltello. Oppure il panno. Ma il corsetto. This horrible thing? You got a deal. Ooh, what a relief. I feel so much. Oh, I'm sorry. But this thing's just too big for me. Trade back. Oh, that poor girl. Oh. Oh no! Fuori un'altra. Ma quante se ne deve mangiare? Ok, immagino che il corsetto si debba allargare. Shredding my mom's dish towel isn't going to help. I've never heard of stuffing a corset. Probably because nobody does that. But I'm not wearing that anymore. Devo trovare un modo per. How about the swimming corset? I would want to hide my best assets from Mom Chotwell. He'll be looking for a full-size after his long trip. Sì, ho capito quali su cosa vuole puntare. Allora. Can I borrow that bottle one more time? Keep it. Thanks. Posso togliela? Ah. Ah, ok. È stata scelta, quindi il problema non si pone. Puoi avere la bottiglia, così mi dai il cosciotto. E il cosciotto non ho la più pallida idea a cosa possa servire. Dammi il cosciotto! Dammi il cosciotto! Vuoi trade something for a bite of that drumstick? What do you got? Ma ti ho già dato l'acqua. Ah, vabbè, adesso è bagnata. Non era esattamente il corso delle azioni. Che schifo. Ok. Sembra che siamo rimasti solo noi e un uccello. Sembra che stiano pensando tutti al cibo in un modo o nell'altro. Dang it. Still out of reach. Ma che diavolo. Corsetto non credo, però. Ah, non era esattamente quello che volevo fare, però. Suppongo che stiamo riuscendo a fuggire da questo fantastico banchetto. O forse no. Non posso aprire l'inventario. Ma che devo fare per me? Ok, adesso posso usare direi di tagliare il vestito. Il nonno è contento. Ma andate a cagare. Chissà come si incontreranno i due personaggi. Perché so che si incontreranno. Cioè, è ovvio. Dovrà accadere prima o poi.
Comunque abbiamo fatto notevoli progressi nella storia della ragazza e a malapena progressi nella storia del ragazzo. Cioè abbiamo raccolto qualche oggetto lì. Approfitto della cutscene per darvi i dettagli su Broken Age, perché al termine di essa terminerò anche il video. Allora, Broken Age è attualmente in vendita su Steam a un prezzo pieno di 22,99€ nella sua versione base e 27,99€ nella sua versione con soundtrack. Attualmente però in sconto, quindi la versione base è a 20,69€ e la versione con soundtrack a 25,19€. Veramente conveniente, devo dire, per me, il fatto che abbia donato $15 per finanziare il progetto e questo mi abbia portato ad avere una copia gratuita, se così vogliamo. Cioè, ho fatto un preordine praticamente con 10€ per un gioco che attualmente ne costa più di 20. Il gioco non supporta gli achievement di Steam e questo è un po' un peccato, ma comunque supporta le carte, se questo, se ve ne può fregare qualcosa. Ma al momento non le droppa neppure perché il gioco ufficialmente non è uscito. Supporta anche lo Steam Cloud, che è un'ottima cosa, non essenziale, ma se c'è è sempre meglio. E ufficialmente il preordine di Broken Age su Steam terminerà il 28 gennaio, che sarà la data di rilascio al pubblico. Quindi tecnicamente per allora potrei averlo anche già finito. Non credo che farò una serie su questo gioco, in ogni caso qualora lo voleste potete benissimo farmelo sapere, ma dubito perché non mi sembra un gioco adatto ad un let's play, anche per i motivi che vi ho già spiegato. Grazie a tutti per avermi seguito, questo era Broken Age, fatemi sapere che cosa ne pensate, gioco sicuramente promettente anche se è prematuro esprimere un giudizio perché la narrazione deve ancora ingranare per bene. Gli enigmi sono stati veramente molto basilari, come avete potuto notare ci siamo ritrovati in aree sempre molto costrittive, che è una cosa perfettamente normale in un'avventura grafica nella prima ora di gioco, ecco, non è niente di assurdo, anche se ci sono state, soprattutto in altri tempi, avventure che non avevano paura di lanciarti da subito in un mondo vastissimo e senza dirti cosa devi fare. Quindi non avrò un giudizio definitivo fin quando non l'avrò finito, ma è anche giusto così. Per il momento vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!